Beh, avete visto quanti ragazzi, cioè quanto Tenco è attuale, perché poi magari non sarà il più digitato, però i cantautori mostrano molto interesse per Tenco. Qua abbiamo Filippo Fulminacci. Eccoci. Naturalmente la prassi d'ingresso era aver vinto il premio Tenco. Fatto. Cui anche tu hai, anche tu hai vinto come opera prima. Come miglior opera prima, ed è stata una delle prime grandi notizie per me legate al mio mestiere, un motivo di incoraggiamento molto forte. Senti, dunque tu sei un cantautore anomalo in qualche modo. Intanto molti ti chiedono le canzoni, questo è un ottimo segno, no? Tu scrivi. Colleghi giovani, ci scrivo lui, anche per altri oltre che per me stesso. Esatto, hai scritto canzoni, anche tormentoni, però sempre con una certa, mi è successo, con è una successo. E poi invece sei al terzo, secondo? Sono al terzo disco, al terzo album, mostro. Uscito da poco, anche perché ha un titolo com'è? Infinito più uno si chiama. Beh, Infinito più uno sarebbe da chiedere a un filosofo. Grazie. L'infinito, l'otto ribaltato. Infinito più uno è un titolo bellissimo, peccato, l'hai già fatto tu, pazienza. E ci fai sentire una cosettina del tuo album? Ma certo, molto volentieri. Una chitarra che abbiamo messo lì. Ma posso accennare una cosa? No, perché... anche perché, ecco, ti volevo dire questo. Ho ripreso il filo, mi ero anche perso. Da autori è interessante. Sì, perché... almeno la mia generazione, quando scriveva, pensava le musiche, pensavi agli stranieri, Bowie, Lou Reed, certo. Beatles, queste cose. Poi invece per scrivere i testi ti focalizzavi sulle sugli grandi italiani. Cose fatte. E quindi magari iniziavi, anche a te capita? A me capita tantissimo di iniziare in finto inglese. Mi sento meno bello. A volte... ma quello penso sia una cosa di tutti quelli che scrivono canzoni. Mi capita di iniziare in finto inglese e poi a un certo punto dico no, questa cosa... Pezzo in finto. Sì, questo pezzo si chiama Così Cos'ha e sta nel mio nuovo disco. Ed è un pezzo che per me è anomalo come composizione, perché mi è venuto in mente questo traccia giro 10. Traccia 10, questo giro che è un po' più anglosassone del mio solito. Sì. E quindi avevo in mente questa melodia che era e quindi me la sono cantata in inglese per un po' di tempo, ho detto adesso poi qua che faccio. È dura, E italiano è diventato non siamo neanche a metà, ma in fondo chi lo sa che diventeremo, che smetteremo di fare, se per me non mi va di scendere a patti, almeno restiamo intatti, anche se un po' così, un po' cosa. Ho pensato. Bravo, vedi. Grazie mille. Questo così cos'ha mi ha aiutato a finire certo. Come una parola non italiana, perché c'è un accento finale. Vedi, noi cantautori un po' age che diciamo, no, cioè, una volta sì, invece vedi, Fulminacci è uno da tener presente, al punto che io ti chiederei di cantare una canzone assieme. Ma molto andiamo volentieri. A cantarla. Assolutamente. Provata, non è che sembra una roba...